Dottor Pianon, perché è importante fare e continuare sempre a fare prevenzione per quanto riguarda la lotta, il contrasto ai tumori? La prevenzione è il punto fermo della nostra mission, proprio il punto fermo della LILT, infatti il suo motto è prevenire e vivere. Allora vediamo un po' cosa intendiamo per prevenzione. La prevenzione possiamo dividerla in due categorie, la prevenzione primaria e soprattutto quella secondaria. La prevenzione primaria è la diffusione, la conoscenza della cultura dei corretti stili di vita. Cosa si intende per corretti stili di vita? È abbastanza intuitivo, però il fatto, per esempio, di non fumare, di mantenere una corretta alimentazione, di fare del movimento. Oggi tutti sappiamo proprio che lo sport aiuta molto a prevenire le malattie e anche le malattie neoplastiche. Quindi questo, diciamo, è il concetto di prevenzione primaria che noi cerchiamo di diffondere con incontri, conferenze, incontri con i ragazzi anche delle scuole, in modo che fin da giovani comincino ad avere questo tipo di impostazione mentale, proprio che prevenire va bene. La prevenzione invece secondaria è quella che si riferisce alla diagnosi precoce, praticamente farsi vedere dal medico, farsi controllare dal medico quando ha scadenze fisse, queste si fa attraverso gli screening che organizzano le USL, ma anche quando si ha qualche dubbio. Per esempio noi qui nella nostra sede di Lito facciamo visite urologiche, facciamo visite senologiche, facciamo visite dermatologiche. E questo aiuta molto le persone a superare quegli impasse che spesso sono legati alle tempistiche un po' lunghe che ci sono in alcune aziende sanitarie. Qui vengono in tempi molto brevi, riescono ad avere un consulto, un consiglio, una visita che li possa impostare su qual è il giusto iter diagnostico eventualmente poi da dover intraprendere. Ecco, il problema del Covid invece quanto e come ha influito su questi tipi di attività? Il problema del Covid per noi è stato un po' devastante. Un po' all'inizio ci siamo riorganizzati perché nella nostra sede abbiamo messo tutte le misure che erano richieste, la gente entra, si misura la temperatura, lavano, disinfettano le mani, non ci sono più persone in sala d'aspetto più di una o due, quindi abbiamo scaglionato la nostra attività. Ma soprattutto abbiamo visto che c'è stata una grande ripercussione di tipo psicologico. Il Covid ha distratto un pochino le persone da quello che è la prevenzione che noi da anni cerchiamo, per le malattie neoplastiche, da anni cerchiamo di diffondere, perché la paura di questa nuova malattia, appunto, ha fatto dimenticare a molti quelle che sono i doveri di una persona che deve ascoltare il proprio corpo. Cioè, noi abbiamo per anni diffuso questa cultura dell'autopalpazione del seno, per esempio, per le donne. Ecco, adesso col Covid pensano solo al Covid e questo ci fa un pochino preoccupare. Per gli ospedali invece cosa sta cambiando per l'accesso alle terapie, l'accesso ai controlli? E anche gli ospedali vanno chiaramente in crisi, perché ormai lo sanno tutti che il Covid porta via molte risorse all'ospedale. Quindi per quello che riguarda soprattutto le visite ambulatoriali o alcuni esami diagnostici tipo TAC e risonanze, chiaramente i tempi si allungano. Ma soprattutto questo può dilazionare appunto quello che è una diagnosi precoce. Però soprattutto vediamo che anche le persone stesse vanno con più difficoltà in ospedale, hanno la paura di contrarre la malattia nell'ambiente ospedaliero, quindi trascurano alcuni sintomi spesso importanti per la paura di contrarre il Covid. Noi dobbiamo proprio lanciare un messaggio forte, che il Covid sicuramente non va sottovalutato e questo nessuno lo vuole fare, ma che non possiamo, per colpa del Covid, sottovalutare le altre patologie. Noi pensiamo che centinaia di persone muoiono ogni giorno per malattie neoplastiche e non vogliamo che queste centinaia diventino ancora di più, coprendo di numeri spaventosi le nostre statistiche. Per cui se avete un sintomo, se c'è qualcosa, se vi sono già state prescritte delle scadenze particolari per poter fare delle visite o dei controlli clinici o degli esami diagnostici, fateli, in qualche maniera informandosi in giro si riescono a fare. Noi della LILT siamo sempre a disposizione per dare dei consigli, dare delle informazioni, dare degli aiuti a chi cerca una risposta. La LILT la potete aiutare in tante maniere, purtroppo noi siamo una ONLUS che
che si basa soltanto dal punto di vista economico sulle offerte libere dei propri iscritti e dei propri simpatizzanti, e su questo ci contiamo molto. Noi abbiamo sempre bisogno di volontari. Noi abbiamo volontari che accompagnano i pazienti con le macchine a fare le terapie, abbiamo volontari che qui in sede aiutano i medici a fare le visite, eccetera. Quindi se c'è da fare del volontariato, noi siamo sempre, abbiamo la porta aperta per tutti, e ricordate che fare del bene fa bene a chi lo fa, è più il bene che ritorna di quello che noi diamo.